E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo Let's Play di Outlast. Allora, sì ragazzi, sì, ho deciso di farci una serie su Outlast, però lo dico già da adesso. Se siete delle persone che soffrono di cuore, non vedete questa serie, perché questo è horror, 100% horror. E nonché il primo videogioco horror che io abbia mai giocherò su YouTube. Il primo. Direi di fare. Livello di difficoltà, Eug, che dici? Folle? Folle? Ma vaffanculo. Normale? Outlast. Ecco, leggete ragazzi. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. Vesti i panni di Miles Aspers, come Shish, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno. Eh sì, rischio di tutto. Eccolo qua, voglio sapere che cos'è che si. Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massive, hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Perfetto. Allora, fermi che sto creando un nuovo salvataggio. Allora, raga, questo sarà un po' lungo. Cioè, il primo gioco di lancio mi sa sarà un po' più lungo, eh. La grafica l'ho alzata un po', se permettete, perché sennò non vedo un cazzo. Eug mi ha detto, giocalo di giorno, ma acciditi, va. Di notte. Acciditi, va. Allora, cominciamo subito. Il commissario del Dipartimento per l'Agricoltura. Vabbè, mi ha fatto fine di legge. Ragazzi, graficamente è un gioco del 2013, se non mi sbaglio. Eccolo, quello è il manicomio. Allora, ragazzi, ve lo dico, questa serie verrà fatta ma a singhiozzo. Cioè, in che senso? Scusate, mi stavo vedendo, siamo in macchina. E vi stavo dicendo. Ok, 17 settembre del 2013. Vabbè, ragazzi, se volete leggere, stoppate il video. Ok. Oh, ah, scusami. Allora, raga, una caratteristica di Outlast è che non abbiamo armi. Armati della nostra videocamera. Allora, siccome io già ho cominciato a giocare ad Outlast, vi dico che. Mamma mia, raga. Ok. 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 Ok, benissimo, siamo rimasti chiusi qui. Allora, ragazzi, allora. Qua non c'è nessuno. E vi stavo dicendo, ragazzi, la serie verrà fatta, ma poco. Ve lo dico già da adesso. Porca troia. Mamma mia, raga, mi metti i brividi. Guardate là. Chi c'è? Raga, avete visto? Allora, ragazzi, per correre L1, per abbassarci e fare. Manz. Ma aspetta, posso provare a fare così?
Ah no, già è così. Va bene, dai. Allora, io siccome già so dove dobbiamo andare, dobbiamo fare attenzione, raga. Perché in questi giochi horror dobbiamo fare attenzione. Raga, quando vedo la luce io non la uso la telecamera. Cioè, porca troia. Non si vede nemmeno il riflesso, si vede solo la testa di qua. Dio mio, aiutami tu. Aiutami tu. Oddio. E meno male che questo fa venire più ansia rispetto ad Alien. Però, raga, Alien Isolation è più bastardo. Dai. Ok, non problem. Allora, innanzitutto direi di fare una salvatina, va. Salve, cominciamo a salvare, va. Però. Ora arriva qua il bello. Ragazzi, ve lo dico, ah. Salverò ogni punto in modo che. Se moriamo. Ok, basta. Ragazzi, ve lo dico, la luce verde della videocamera consuma corrente. Ve lo dico già da adesso, va. Allora, dobbiamo andare in esplorazione, va. Dai, corriamo un po'. Allora, qua non c'è nulla, non c'è nulla. Ok, possiamo andare qua sopra. Il fatto è che in questi videogiochi, raga, dobbiamo sopravvivere. Sì. Cacchio. Ve lo dico, raga, non è che sarà sospesa la serie, diciamo che. Op. Diciamo che per lo più la faccio, ma di poco. Incominciamo subito con questi suoni. Non è qui, ma è di qua. Ma raga, li vedete i suoni? I suoni sono raccapriccianti. Vai. Perfetto. Ok, così la luce. Ecco, ricordando che gli infrasuoni consumano batteria, usali con criterio, è certo. Allora, io direi di vedere se troviamo delle pile. Non ci sono. Ok, vai. E raga, da qua inizia quel mini gameplay che ho fatto. Discreti. Allora, piano piano. Buongiorno. Ok, qua non c'è nessuno ancora. Il padre sta sempre qui. Dio mio. Vediamo, vediamo, vediamo. Qua si accende. E infatti sì, non mi ha fatto paura. Quindi siamo a 1-0 per me. Vediamo, ragazzi. In questa serie proveremo anche a fare dei criteri, va? Anzi, per lo più una classifica, vedendo se il gioco mi spaventa oppure no. Non lo so, Eug ha voluto dire che Outlast era più tosto rispetto a. No, Alien Isolation era più tosto. Aspetta. Ok, chiudiamo. Così, ragazzi, io quando chiudo le porte si fa capire che ci sono passato. Buongiorno. Le batterie. Luci e batterie. Se c'è qualcos'altro. Raga, ditemi poi se vedete, ah. Ditemi sotto giù nei commenti se vedete oppure no. Vediamo qua. Allora, un altro dossier, perfetto. Manicomio di Interlude. Documenti. Ok, capisco. Va bene, ho capito, dai. Più facile di così. Piano, piano qua. Va bene, lui chiude di qua e io chiudo di qua. Ok, muoviamoci.
Mamma mia, raga, il sangue. Vai. Vai, no. Ok, raga, qua è meglio usare anche qua la videocamera, però non si vede un cazzo, lo so. Andiamo più. Seguiamo la luce, va. Non fa nulla. Non voglio sprecare la batteria, va. Chi cazzo è questo? Chi è? Ma chi è quel tizio? Porca puttana. Vabbè, raga, qua c'è il jumpscare, già lo so. Siete pronti? Non mi ha fatto nulla perché già sapevo che c'era una cosa del genere, va. Chiudiamo la porta. Vabbè, qua c'è quello mozzato. E ora non mi fa nulla perché lo conosco. Via. Dio. Oddio, quello è Eug. Allora ragazzi, quel tizio così lo chiameremo Eug, va. Vabbè, noi raga, voi questo già l'avete visto dal gameplay, quindi già lo conosciamo tutti quanti, però. E qua dove si va? Piacere mio. Era un bagno e c'era una mano, se avete notato. Qua è entrato Eug. Ok, ora compare Eug. Eccolo qui. Eug, che mi fai? Ma che mi fai? Ragazzi, se avete notato, assomiglia a Kratos. In realtà si chiama Chris. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Fuggi dal manico, accede ai comandi della sicurezza. Sì, raga, so dove devo andare. Comunque, sì. Io so dove dobbiamo andare. Qua c'erano delle batterie. Sì, giusto. Prendi. Dai. Hai raccolto una batteria, perfetto. Allora, noi poi dopo di qua chiuderemo la porta. Noi qua già ci siamo passati l'altra volta. Ecco, infatti, un altro dossier. Pure di qua. Non c'è nulla. Allora dobbiamo fare. Ok, qua c'è quello malato che poi ci verrà addosso. Non ne parliamo, va. Questo qua una volta mi ha fatto prendere uno spavento, va. Cioè col gameplay che avete visto tutti quanti. Vabbè, questi si guardano alla televisione, ma non si sa che cazzo guardano, va. Vai. La tessera magnetica, perciò ci porta qui. Ma io già lo sapevo che dovevamo venire qua, va. La tessera magnetica, va. Oh. Povera gente. Ma poi quel Chris come sarà? Ve l'ho detto, quel Chris a me mi ricorda Kratos. Sì. Mi ricorda Kratos. Meno male che non ho messo folle, raga, perché sennò c'era veramente da piangere. Chiudiamo qua. Oh. Vabbè, quello mo mi viene addosso. E infatti, che vai, ho detto.
Ammazzali tutti, il dottore è morto, falli a pezzi, devi aiutarmi. Intendi il dottore. E il dottore qua, raga, è un pezzo da 90 qua di Outlast. Ve lo dico, sì. Direi di andare avanti, va. Vedere se c'è qualche pila, va. Metto così, se così vedete bene, va. Fammi vedere qua. Raga, io la telecamera la uso solo per in caso di necessità, va. Perfetto, abbiamo capito che qua non ci dobbiamo andare più. Allora, qua che c'è? Oddio, raga. Ok, io direi un attimo di salvare, va. No, no, raga, non è finito ancora, dai, ve lo faccio durare un altro po'. È normale, ah, normale video. Ma uno volendo non si può, ah, non può andare di qua uno volendo, ah. Eh già, che ci vuoi fare? Ma qua dove si va? Ah no, ma noi di qua siamo passati. Porco de Grosh. Allora, sì, mi ricordo che qua. Chi è? Vediamo qua, occhio. Ok. Uno non è che ci può andare in bagno, eh? Piano qua. Muoviamoci. Muoviti. Chi mi ha chiuso la porta? Dio mio. Raga, voi qua non lo sapete, ma io sì. Allora, vai. Prima cosa, vai, chiudiamo la porta. Ok. Ok. Le telecamere, va, guardiamole. Accesso della sicurezza, vai. Che sta facendo quello? Blackout. Ok, raga. Oh no, eccolo, eccolo, eccolo. Sali. Eccolo, raga, è lui. No, no, aspettiamo che esce, va. Oddio, eccolo qui. È porcellino, maiali. Vi troverò tutti. Vattene. Assomiglia però a Kratos, eh? Mamma mia. E questo lo chiameremo Eug, va. Perché te n'ha panza. Dai, vattene, figlio di puttana. Dico il porcellino, eh. Aspettiamo che se ne va. Mettiamo 2 minuti, usciamo. Ok, io direi di andarcene via subito. Ah, già siamo qui, perfetto. Ok. Ok, ragazzi. Io direi di salvare qua il video, dai. Sì. Ok, ragazzi. Io vi invito, innanzitutto salviamo, va? Salviamo. Allora ragazzi, per questo grandissimo inizio su Outlast vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento. Nella prossima puntata ve lo dico, eh? Quando andremo laggiù ci sarà da ballare, eh? Raga, purtroppo ve lo ripeto, la serie
ma è a singhiozzo, quindi non vedrete molte volte Outlast. Ve lo dico, se siete deboli di cuore, non guardate questo gioco, siete avvisati tutti. Raga, un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.